Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questa parte siamo appena arrivati al Pokémon Swap Meet, questa radura piena di allenatori e di cose interessanti che possiamo fare, quindi direi di non perdere altro tempo e vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di commentare, di iscrivervi al canale e di iniziare subito a dare un'occhiata a cosa c'è qui in giro. Nella scorsa parte, tra l'altro, abbiamo preso un Pokémon iconico, no, abbiamo battuto il capopalestra Bugsy. E vi invito a vedere se non l'avete ancora visto, ovviamente. Questo tizio vende delle ghicocche. Vende tutte le ghicocche che possiamo volere. Ma per noi non è di nostro interesse al momento. Salve. Vorrebbe vincere il premio per la competizione questo ragazzo. Va bene. Hai controllato i venditori? Li sto facendo proprio ora. Desidererei avere un Tauros così che... Ora potrei entrare, infatti qui per entrare serve un Tauros. E cosa ho preso io dal box tra una puntata e l'altra? Proprio il Tauros di Ash, eccolo qui. Quindi, parliamo. Benvenuto nella competizione dei Tauros, where you face last year's champion in a battle, dove affronti il campione dell'anno scorso in una battaglia. Ah, hai un Tauros con te, iniziamo subito. Esatto, sono io, il campione dello scorso anno. O meglio, degli scorsi anni, va bene? Signor Fernando. Senza un Tauros non avremmo potuto fare questa battaglia evento, eh? Ok, noi siamo 10 livelli indietro. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, Zenet Bat. Ci fa parecchio male. Noi non possiamo usare Zenet Bat. Usiamo Fissure, che sarebbe Abisso. Vediamo se siamo fortunati. Dai. Ne siamo fortunati? No, non siamo fortunati. È andata così, va bene. Manderemo Pikachu. Semplice. Dato che non ho voglia ovviamente di allenare un Tauros. Work up, attenzione. Si alza l'attacco e l'attacco speciale. Ma noi gli facciamo uno spizzarampo che lascia ben poche opportunità. Oddio, ben poche opportunità fino a un certo punto. A questo punto, vabbè, si è danneggiato con i recoil. Ci accontento lui. Ha semplicemente buttato via l'esperienza che avevamo potuto prendere con questo Tauros. Ecco il premio per aver vinto, un Life Orb. Ok. Aumenta la potenza di un Pokémon per alcuni dei propri HP, al costo di alcuni dei propri HP. Proseguiamo, andiamo a parlare a questo tipo. E lui sta cercando un Ninetales, ecco perché avete visto un Ninetales nella mia squadra. Vorresti scambiarlo per il mio Porygon? Certamente. Vai, è tutto tuo. Addio, Ninetales. Ed ecco, Porygon. Grazie, grazie a te. Ora abbiamo un nuovo Pokémon per il nostro Living Dex. E effettivamente dovrò sostituire Ninetales perché non ne avevo due. Non ne avevo due, quindi dovrò sostituirlo. Però intanto abbiamo questo Porygon. Natura calma, che aumenta la difesa speciale e diminuisce l'attacco. Ottima natura per Porygon. Ottima davvero. Conversione, riciclo, lievitazione magnetica sarebbe. E Thundershock. Vai, prendiamolo e mettiamolo al posto giusto direttamente lui. Dovrebbe essere in questo ultimo box. No, volevo vedere il numero. 137. Dovresti stare qui in teoria, no? Dovrebbe essere questo il 137, sì. Bene, abbiamo completato anche questo posto del box. Manca davvero poco a completare tutto il Living Dex di Kanto, eh? Davvero, davvero poco. Ah, tra l'altro potremmo mettere direttamente anche Diglett. Guardate qui. Tac. Ecco fatto. Vai al tuo posto. Ottimo. A questo punto anche possiamo riprenderci uno dei nostri Pokémon. Anzi, più nostri Pokémon in realtà, perché possiamo lasciare giù di nuovo Tauros. E riprenderci Pidgeotto per volo. E possiamo anche riprenderci volendo Charizard, ma no, sarebbe overkill. Al massimo riprendiamoci Kingler o direttamente Bulbasaur. Prendiamo Bulbasaur, dai, che è un po' che non ce lo portiamo dietro. Eccoci qui. Tanto usiamo comunque i Pokémon di Johto, eh. Cioè, a meno che non ci siano allenatori che provengono da Kanto. A te abbiamo già parlato, salve. Sta cercando un Tauros, vorresti scambiarlo per il suo Rayor? No, grazie. Tauros per Rayor, ma anche no. Con un'atmosfera così festiva, sì, va bene. Lui sta cercando un Butterfree per Bellosom.
Non sarebbe male in realtà questo scambio. Tu cosa vendi? Vende le bacche. Ok, va bene. Nel caso ci servono, possiamo prenderle lì. I traded and got a Lickitung. This is the best day ever. Questo ha scambiato un Pokémon e si è preso un Lickitung ed è tutto contento. Questo vorrebbe scambiare Mankey per Hypom. Non sarebbe male nemmeno questo. The firefighting event looks fun. L'evento del... Oh! L'evento della... dei pompieri praticamente. Avvisano le persone di stare lontani, ovviamente. Stai cercando Teddy Ursa. Vorresti scambiarlo per il suo Igglybuff? Non abbiamo Teddy Ursa, quindi no. Questo potrebbe insegnarci Roost, ovvero Trespolo. Anche no. Tra l'altro non mi ero curato i Pokémon, quindi andiamo a fare un po' di cura tattica. Eccoci qui. Mentre finiamo di parlare alle persone. Se non sbaglio, io però avevo liberato il mio Butterfree, vero? Avevo liberato il Butterfree doppio. Ah no, no, ce l'ho qui. Ok, allora si fa lo scambio, via. Easy. Lasciamo momentaneamente giù Bulbasaur. E andiamo a fare quello scambio. Butterfree per Bellosom. Ci guadagniamo una pietra solare praticamente. Eri tu, giusto? Sì. Vai. Mandiamo di Butterfree, che tanto in quel box tengo tipo i Pokémon doppi, Pokémon che non mi servono particolarmente, però che voglio tenere. O quelli che magari mi serviranno più avanti da far evolvere. Perfetto, abbiamo anche Bellosom ora. E direi di andarlo a mettere via subito nei box. Vai. Allora, riprendiamoci il nostro Bulbasaur. E questo bel Bellosom andiamo a metterlo direttamente al suo posto. Vediamo se si riesce. 182? Sì, perfetto. Esattamente qui. 181, 182. Di fianco a Mariel. Ottimo. Abbiamo ancora qualche scambio interessante da fare qui, ma per adesso non abbiamo Pokémon per farlo. My mom gave me money to buy as much as I want. Fortunato. A questo bambino sono stati dati tutti i soldi per comprare quello che voleva. Stai cercando Corsola per il suo Rickitung? No, grazie, Rickitung ce l'ho già e non lo scambierei per Corsola. Ah, mi sa che per te avrei dovuto portare Squirtle, vero? Oh, ciao Glacial. Cosa stai facendo qui? Abbiamo conosciuto il capitano Aidan nella parte relativa alle Orange Islands. Vi invito ad andare a vedere se non l'avete ancora vista. È venuto qui per competere nella competizione dei pompieri. Ok. Proviamo ad andare lì a parlargli con Squirtle in squadra, eh? Vediamo se cambia il dialogo. Vai, prendiamoci Squirtle. Piano piano anche i box relativi a Yoto si riempiono, eh? Piano piano, tempo al tempo. Dobbiamo ancora finire Kanto, dopo tutto. Vai, prendiamo Squirtle. Lasciamo giù per adesso Bulbasaur. Ecco fatto. E andiamo lì con Squirtle. Vediamo se lo riconosce anche se non l'abbiamo al primo posto in squadra, eh. Salve. Oh, hai un Pokémon della linea evolutiva di Squirtle che lo riconosce, sì. Potrei allenarlo per te. Davvero? Ah, ok, questo diventa un tizio della pensione Pokémon. No, non vuole dargli un altro Pokémon. Do you want your Pokémon back? Nope. Beh, questo perlomeno è comodo. Almeno non dobbiamo andare tutte le volte alla pensione Pokémon di Kanto per fare eventuali uova. Questo è molto comodo in realtà. Bravi. E si esce da qui? Wanna trade? Wait, I changed my mind. Vuoi scambiare qualcosa? No, aspetta, ho cambiato idea. Allora, vediamo un po', eh. Mettiamo davanti Pikachu. E vediamo cosa c'è qui. Altra parte della Ilex Forest. Proseguiamo. E guardate un po' che c'è. Guardate un po' che c'è se non è Misty con il suo Togepi. Vai. Non pensarci nemmeno. L'ho visto per prima io quel Totrail. Guardate Totrail là in cima, infatti. E Misty ci sfida. Di nuovo. Perché vuole Totrail? Non si smentisce mai questa tipa. Electro Ball su Staryu e mi dispiace Misty, ma non sei in grado di competere contro di me.
Poliwhirl. Mandiamo Bailiff. Vediamo se Bailiff riesce a battere uno dei Pokémon di Misty. Ah, ma tra l'altro è livello 20, quindi vabbè. Mi sa proprio di sì. Body Slam, Energy Ball e addio. Vai. E Togepi. Bella, mandiamo in campo qualcun altro per Togepi. Chi è che deve essere allenato? Heracross, mandiamo Heracross. Tanto è Togepi, voglio dire, cioè, a meno che usi un metronomo e non gli esca fuoco bomba, voglio dire, non penso che possa uccidere il nostro Heracross. Ah, Charm, ok. Metronomo, vediamo, Sand Attack. Bene, tra tutte le cose che poteva uscire è la peggiore, perché noi tra l'altro abbiamo un attacco che non fallisce mai, quindi come assalto. Questo non è giusto, quel Totodile era mio. Mi spiace, sì, mi spiace Misty, ma non lo voglio nemmeno più, sì, certo, guarda. Noi andiamo qui e parliamo a questo Totodile, che vi confesso tra gli starter di Yoto, vi devo dire che mi piacciono tutti, sono davvero tutti molto belli gli starter di Yoto, ma forse Totodile è il mio preferito. Qual è il vostro? Scrivetemelo nei commenti. Sì, ovviamente vogliamo prendere Totodile con noi, che siamo pazzi. No, non vogliamo dargli un soprannome. Ok, e a questo punto direi di andare subito a prenderlo nel box, perché così almeno ce lo mettiamo subito in squadra. E eventualmente gli facciamo fare anche qualche lotta per iniziare ad allenarsi. No, non mi interessa più combattere con Pikachu, mettendo avanti Heracross. Ecco fatto. E possiamo lasciare giù Squirtle a questo punto. Un Pokémon di acqua per un Pokémon di acqua. Molto rilassante anche la musichetta che c'è ogni volta. E il nostro Totodile, eccolo qui. Torrent come abilità, come il nostro Squirtle. Diamogli un'occhiata. Summary. Natura che gli aumenta la difesa speciale e gli diminuisce la difesa. Vabbè, ci può stare. Scratch, ovvero graffio. Morso, pistolacqua e viso truce. Ma aspetta, in che ball me l'hanno mandato? Che ball è quella? Lo sprite non lo riconosco di preciso. Voi lo riconoscete? La ball di Totodile non è una Pokéball normale. Allora, diamo un'occhiata alle mosse che possiamo insegnare al nostro tizio qui. Sto cercando l'Everstone, eccolo qua. Al nostro Totodile. Diamogli l'Everstone perché se non sbaglio. Il Totodile di Ash non si evolve mai, quindi anche il nostro non si evolverà mai. Ehi, vai, Zaino. MT, vediamo un po' cosa abbiamo da insegnargli. Surf lo impara? Vai, iniziamo subito a insegnare una mossa potente come Surf al posto di Water Gun. E l'attacco tipo acqua ce l'ha. Poi, Shadow Punch, può impararlo? No, nessuno dei miei può impararlo, va bene. Allora, continuiamo, continuiamo. Xissor non può imparare nessuno, vero? Niente. Niente da fare. Sassata potrebbe impararlo, magari. Sì. Sassata allora potrei insegnarglielo per adesso al posto di Scaryface. E vediamo un po' poi andando avanti cosa impara. Scold non è male, eh? Scold non è affatto male. Diamo un'occhiata a quanto danno faceva di preciso perché non ricordo. 80. E può anche burnare, può anche scottare, eh? Al posto di Surf potrebbe non essere male al posto di Surf. Però dai, lasciamo Surf in realtà. Sì, va bene così. False Swipe non mi interessa. Energy Ball, non dirmi che può imparare Energy Ball, infatti non può. Flame Charge penso proprio di no. Vediamo se anche lui può imparare Aero Salto. Sì, ma io glielo insegno, cioè perché non dovrei insegnarlo al posto di Graffio? Cioè, mille volte meglio. Almeno ha una mossa di copertura contro i Pokémon di tipo Erba. Psichico non penso proprio. Earthquake non penso che possa impararlo, infatti no. Questi non credo proprio. Lunge no. Ice Beam potrebbe impararlo forse. Sì, minchia se glielo insegno Ice Beam. Al posto di Rock Slide a questo punto. Al posto di Rock Slide tutta la vita. Tanto Rock Slide gli servirebbe contro un Pokémon di tipo volante, per cui va bene anche Ice Beam. E contro Pokémon di tipo Coleottero, per cui va bene anche Aerial Ace a questo punto, quindi Rock Slide è inutile. Meglio
Gelo raggio, che va bene anche contro Pokémon di tipo drago. Ed ora possiamo mettere davanti il nostro nuovo Totrail. Guardalo lì, fiero proprio. Possiamo proseguire di nuovo nella Ilex Forest. Vai. Adesso incontriamo anche dei nuovi Pokémon, eh. Salve Misty, a me più rivederci Misty. Dov'è che devo andare per andare avanti? Di qua, di là? No, di qua si torna giù, mi ricordo. Questa è la prima parte della foresta. Dovremmo poi rifare tutto il giro, quindi andiamo qua sopra. Pokémon nuovo? No, un Onix. Che non è effettivamente un Pokémon nuovo, però è un Pokémon che potrebbe darmi un po' di esperienza, quindi tiriamolo giù con Surf. 175 punti, non male. Prima allenatrice per Totrider. Meet the great and powerful, incontra la grande e potente. Va bene. Painter, avrai... Ok, un Azumarill. Cambiamo Pokémon e mandiamo immediatamente Bailiff. Stavo per dire avrai Smeargle, dato che sei una pittrice. Rollout. Ok, meglio eliminarlo subito, questo che fa Rollout. Energy Ball. Però di difesa speciale dovrebbe essere buono, e invece no, viene shottato comunque. E c'è anche da dire che siamo tipo 9 livelli avanti, eh. Ora 10. PJ, sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Totodile che deve allenarsi. Assolutamente. E contro PJ useremo Geloraggio. Ah, lui usa attacco rapido, va bene. Noi con Geloraggio però abbiamo un buon danno, eh. Vai, aerosalto. L'abbiamo quasi shottato, è rimasto davvero con un HP. Livello 17, un altro PJ. Vediamo se riusciamo a shottarlo ora che è salito di livello. Vai, Ice Beam. Ok, ora sì. O forse quello di prima era un roll basso, può darsi. Golduck. Bailiff, è tutto tuo. Cloud9, va bene. E Energy Ball. Bailiff è già un treno, eh. Cioè, Bailiff è proprio un treno. Machoke? Ok, Machoke manderei a questo punto Heracross. Con aerosalto. Vai. Shottato, ottimo. E Meryl, infine, quindi ritorniamo con... Beh, manderei Bailiff, ma a questo punto mandiamo Totrail. Che dovrebbe essere in grado di batterla e prendersi un po' di esperienza. Battere questo Meryl. Buio è super efficace contro Folletto. Sapete che non ricordo, provo a farlo, no? È, non po è poco efficace, che era al contrario. L'attacco di Totrail diminuisce molto. Ok, allora in questo caso, in questo punto conviene cambiare. Ne mandiamo Heracross. Perché Totrail senza attacco è un po' inutile. Slam, va bene. E usiamogli un Horn Attack. Una bella incornata. Comunque sopravvive, Meryl. Niente male. Il Pikachu di seconda generazione, come veniva spesso chiamato. Abbiamo battuto anche Trixie. Potente? Beh, me l'hai detto tu che eri potente, non io. Allora, Totodile a metà HP. Direi di dargli una pozioncina. Eccola qua. Vai. Per poter continuare ad usarlo, anche contro questo pigliamosche. I Pokémon Shiny sono Pokémon di colori differenti, ci dice. Grazie, non lo sapevamo, dopo aver completato un'intera regione. Utut, ma tu non hai Shiny, ma scusa, mi dici che... Vabbè, mi sarei aspettato uno Shiny. Ice Beam. Ok, quanto è resistente questo Utut? Da 1 a 100.000? 100.000 probabilmente. Bite, vai. Cacchio, che danni però, eh. E Totodile al 18, buono. Niente di speciale. Ok. Oh, e guardate che abbiamo qui. Tra l'altro si muove, è un Noctowl. Il Noctowl di Ash. Torna qui. Bello. Bravo. Vorresti portarlo con te, ma certamente. Vuoi dare il soprannome? No. Questo però lo prendiamo quando arriviamo nella prossima città, eh. Lo prendiamo dal box quando arriviamo nella prossima città. Non ho voglia di tornare indietro di nuovo per prendere un Noctowl. La squadra ormai è quasi formata, tra l'altro.
Ormai la squadra è quasi formata quella di Yoto. Oh! Un nuovo Pokémon! Un nuovo Pokémon. Usiamo Aera Ace, non dovremmo ucciderlo mai nella vita. Ok, infatti possiamo usargliene un altro. A meno che non faccia brutto colpo. Perfetto, andiamo a catturare anche Houndoom. O meglio, Houndour. Houndoom sarebbe l'evoluzione. Tac, tac, tac. Preso! Perfetto. No, grazie. Ok, continuiamo. Un altro Utut. Utut non ci interessa in realtà, quindi fuggiamo. E un altro Pigliamosche soprattutto che non ci sfida. I use this every day for my job. Vorresti imparare Headbutt, che sarebbe botto in testa. No, non ci interessa in questo momento, anche perché nessuno dei nostri Pokémon può impararlo. Oh. Questo ci sfida così a tradimento appena usciamo dal percorso, va bene. O meglio, appena usciamo dalla Ilex Forest. Il nostro Samuel con un Rattata di Alola. Va bene. E io ti userò un Surf a questo punto. Per lavar via quel ratto di merda dalla mia vista. Quindi mi ha pure fatto brutto colpo di inseguimento, cioè, ma si può. Allora, Sandshrew, lascio ovviamente. Oh, Sandshrew di Alola però. Quindi tipo ghiaccio se non sbaglio. Usiamo Aera Ace. Infatti non funziona. Tipo ghiaccio o tipo acciaio? Tipo ghiaccio dovrebbe essere. Ma non funziona un cavolo dalle mie mosse contro questo tipo. Ma andiamo Cyndaquil, va. Metal Cloak, bene. E noi usiamo Flamethrower. Addio Sandshrew. Che è sempre uno scioglilingua da dire quel nome. Spearow, sì, ritorniamo con Totrai. Ho un gelo raggio pronto per lui. Ok, vai con Ice Beam. Ok, Fulmisguardo mi diminuisce la difesa, ma non è importante perché ora lo tiriamo giù. E livello 19 per Totrai. Spearow di nuovo. Beh, di nuovo gelo raggio. Aera Ace potrebbe farmi male. Che culo che non mi ha ucciso. Siamo rimasti ad un PS. E abbiamo battuto anche Samuel. Bene, e direi che per questo episodio è tutto. Nel prossimo andremo a completare questo percorso con il nostro Totrail di fiducia. E magari arriveremo alla prossima città, chi lo sa. Grazie mille per aver seguito questo video. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!